Chi è George Soros? Sempre più spesso affiora nei dibattiti pubblici il nome di questo che viene usualmente presentato come un filantropo. Ebbene, Soros, rovesciando lo storytelling dominante, è il rappresentante di punta, non il solo si intende, della nuova classe dominante post 1989. Dopo il 1989, con il venir meno del Weltdualismus che aveva caratterizzato un secolo breve ma più di ogni altro denso di tensioni e di sciagure, il conflitto di classe, lungi dall'estinguersi, si ridispone secondo nuove faglie. Abbiamo dunque come classe dominante una classe globalista apolide composta da signori della finanza e del big business, una classe sradicata e post-borghese che mira come obiettivo principale all'unificazione del mondo sotto il segno del mercato e di più alla riconfigurazione del mondo intero come un open space senza confini e senza diritti, sul quale possano scorrere senza impedimenti e senza confini le merci e le persone ridotte a merci. E questo è il teorema della sempre celebrata libera circolazione delle merci e delle persone. Abbiamo poi invece in posizione subordinata una classe dominata che è composta dal vecchio proletariato e dalla vecchia borghesia, ossia dalle due classi che in precedenza confliggevano tra loro e che oggi sono precipitate nell'abisso e costituiscono una nuova classe dominata che propongo di chiamare precariato, la quale classe unisce in sé il vecchio ceto medio imprenditoriale e il vecchio ceto lavoratore, le quali classi, un tempo confliggenti, oggi sono accomunate dal fatto di essere precarizzate non soltanto nei contratti lavorativi, i contratti a termine, ma anche nelle condizioni di vita, giacché l'accumulazione flessibile del capitale mondializzato just in time sta di fatto distruggendo le basi solide, permanenti e comunitarie della vita etica, dalla famiglia allo Stato sovrano nazionale, passando per la scuola pubblica, passando per i sindacati, passando per la sanità pubblica. Tutto diventa un unico mercato globale retto dall'algida geometria del Dout Des, vantaggio esclusivo dei dominanti, la global class cosmopolita di cui Soros è rappresentante di punta. Non è un caso che l'associazione fondata da questo, che continua a essere in maniera ingiustificata definito filantropo, la società da lui fondata si chiami Open Society, la società aperta, la società senza confini, senza limitazioni, deregolamentata, erede del vecchio modello di Karl Popper della società aperta, rispetto al quale sono nemici tutti coloro i quali non riconoscano come non plus ultra della libertà, la liberalizzazione, la privatizzazione, la libera circolazione a beneficio del capitale, e quindi sono nemici quanti non siano di fatto aderenti al dogma liberista, la Open Society di Soros è l'emblema della nuova global class cosmopolita, che mira a rendere il mondo un unico mercato globalizzato e senza confini per lo scorrimento illimitato delle merci e dei profitti, del capitale liquido finanziario, dove sono nemici e immediatamente vengono trattati come tali tutti quanti coloro osino ancora far valere una prospettiva di resistenza rispetto al libero mercato deregolamentato, facendo leva sui fondamenti etico-comunitari della vita pubblica, dalla famiglia come cellula comunitaria fondamentale, allo Stato sovrano nazionale come baluardo resistenziale delle democrazie non ancora messe in congedo da suddette elite post-democratiche e finanziarie, passando naturalmente per le già ricordate istituzioni del sindacato, della scuola pubblica e del mondo pubblico della vita, potremmo dire. Ecco, col sistema hegeliano potremmo dire che spariscono i fondamenti della vita etica, dalla famiglia allo Stato, e restano, secondo i desiderata della global class cosmopolita, soltanto i fondamenti del libero mercato. Più precisamente tutto diventa merce, tutto diventa consumo. Sparisce in basso, nella cellula genetica della comunità, la figura del padre, sparisce la figura della madre, restano solo i consumatori. Sparisce in alto, nel compimento della vita eticizzata, lo Stato, la figura della cittadinanza. Non vi sono più cittadine e cittadini, ma sempre solo consumatori apolidi che si muovono nello spazio globalizzato del mercato. Ecco perché la global class, grazie ai suoi intellettuali di riferimento, sta conducendo una serrata lotta contro la famiglia e contro lo Stato nazionale sovrano, contro l'idea del padre e della madre e contro l'idea del cittadino radicato negli stati sovrani nazionali. Il nuovo modello antropologico è l'homo migrans globalizzato, il migrante che si muove negli spazi lisci, desovranizzati e depoliticizzati dell'economia globale. Suddetta classe, di cui Soros è esponente di punta e come tale lo assumiamo, si muove in questo spazio globalizzato e organizza raduni, come quelli del gruppo Bilderberg, nei quali mette in primo piano i propri interessi.
Nulla di complottistico, è chiaro come il sole. La classe dominante tutela il proprio interesse e nel proprio interesse rientra esattamente questo: la sottrazione dei diritti a proprio beneficio, l'intensificazione della deregolamentazione del competitivismo e poi la desovranizzazione, ossia la neutralizzazione degli spazi politici sovrani che possono controllare, disciplinare e regolamentare quella che Hegel chiamava la bestia selvatica del libero mercato, che i signori della classe dominante evidentemente vogliono liberare, gli animal spirits del mercato deregolamentato. Questi signori della global class finanziaria stanno tutelando con successo i loro successi di classe, i loro profitti, contro il vecchio ceto lavoratore, a cui stanno portando via con lenta ma solerte continuità tutte le conquiste, orari di lavoro che si allungano, contratti che diventano sempre più incerti, tutele del lavoro che spariscono, ma stanno anche lottando contro tutte le vecchie conquiste del vecchio ceto medio borghese: la famiglia, l'etica pubblica, lo Stato sovrano nazionale. La global class di cui Soros è rappresentante di punta è post-proletaria e post-borghese. Di più, è antiproletaria e antiborghese, perché tra i suoi interessi prioritari vi è la distruzione, l'annichilimento di tutte le conquiste del vecchio mondo moderno, proletario e borghese. La global class di cui Soros è esponente sta vincendo nel conflitto di classe. Lo disse non molti anni fa un altro esponente di questa global class, quando asserì testualmente: la lotta di classe c'è e la sta vincendo la mia classe.